Questo video è in collaborazione con Fantasia Store e Grande Inverno, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network, Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Proteggere i propri unici è davvero fondamentale in Keyforge. Una singola carta persa o distrutta rappresenterebbe l'inutilizzo del mazzo. Per questo, se si vuole partecipare a grandi eventi e anche a quelli che si svolgono sotto casa o più semplicemente si desidera avere un accessorio bello da guardare e sicuro all'atto pratico, un deck box è lo strumento giusto per l'occasione. In questo secondo appuntamento vedremo quali sono i migliori articoli da portare sempre con voi per assicurare ogni vostro unico al meglio. Andiamo a dargli un'occhiata. Il Dragon Shield Strongbox è un articolo dall'aspetto basilare costruito in plastica dura. La sua struttura rettangolare è divisa in due parti. La principale, che ha una base leggermente più larga rispetto al compartimento dei mazzi per agevolarne l'apertura, e che riporta il logo della casa produttrice marchiato a caldo direttamente sulla plastica nella parte inferiore. Essa può ospitare fino a 100 più carte in busta singola e 80 più carte in busta doppia. E la secondaria, che funge da copertura all'intera struttura attraverso una chiusura aderente a scorrimento, che sarà possibile in seguito rimuovere con estrema facilità grazie alle due cavità semiluna incise nella parte lunga dello stesso. Fine! Sto scherzando! Da un prodotto così piccolo e semplice ci si aspetterebbe ben poco da dire, ma in realtà ha dei punti, sia forti che deboli, da prendere in seria considerazione. Essendo stato pensato per portare un solo deck al suo interno, preferibilmente di Magic o Pokémon, in Keyforge la possibilità di riuscirne ad inserire addirittura tre, sia impilandoli in orizzontale, scelta consigliata, o in verticale, allarga gli orizzonti a tutti coloro che desiderano poter usufruire dei propri unici preferiti in una soluzione piccola e compatta. Si potrà improvvisare un sabò di fortuna con il coperchio, che all'occorrenza potrà essere una buona base per tenere traccia anche di eventuali vincoli che accumulerete durante la partita, nella sua parte superiore. E la sua resistenza vi stupirà, dato che nonostante sia composto da plastica dura, che di per sé non è proprio titanio per intenderci, riuscirà a sostenere una pressione superiore a 90 kg, se la sua capacità di contenimento verrà soddisfatta. Come faccio a saperlo? Ci sono letteralmente salito sopra. Ma dopo questi due aspetti positivi arriva quello negativo, che più di tutti penalizza questo articolo. Il suo più grande difetto, infatti, è l'assenza di chiusure ad incastro, come ad esempio le si può trovare nel Satin Tower o nel Monolith. In questo prodotto ci sarà invece quella che chiamo chiusura a pressione, ovvero il creare un vuoto d'aria una volta inserito il coperchio alla base, che effettivamente funzionerà tenendo le due parti ben salde tra loro. Ma cosa succede quando scuoto leggermente lo Strongbox? Questo rappresenta, soprattutto per chi tiene i propri unici come delle reliquie in un museo, un grande scoglio da dover superare. Conclusioni. Il Dragon Shield Strongbox è venduto ad una cifra indicativa di 3,90€ e ciò lo posiziona in una fascia di prodotto bassa. Il suo rapporto qualità-prezzo è eccellente,
dato che, messo a paragone con i deck box più economici di altre marche, per il suo costo non si avrà nulla di meglio. Si potrà avere la possibilità di sceglierlo in più varietà di colore. Ha la possibilità di ospitare un massimo di 3 mazzi con busta singola, e la sua struttura minimale lo rende, a mio parere, un accessorio molto interessante solo e solo se si migliorerà la sua chiusura, magari partendo dall'idea già utilizzata per i prodotti della Ultra Pro e della Ultimate Guard. Se implementeranno questo sistema, sono certo che lo Strongbox occuperà il suo posto nell'Olimpo dei portamazzi più utilizzati di sempre. Ma alla luce di tutto quello di cui si è parlato, ed evidenziando le criticità reali senza se e senza ma, consiglio questo prodotto? La risposta è no, non è proprio uno dei portadeck migliori sul mercato. Lo vedrei bene per contenere mazzi della leaderboard, che il più delle volte sono da collezione più che da competizione, e dato che non è utile per poter affrontare un torneo, rischiando di riversare il suo contenuto a terra a causa del più piccolo movimento. Il deck Vault della Ultra Pro si presenta abbastanza curato nell'aspetto. Grazie ai magnifici disegni di Tommy Castillo sulla parte frontale e sul retro, il nome del prodotto con la marca della casa produttrice, entrambi in rilievo sui fianchi, con il solo nome dell'articolo sulla parte superiore del coperchio, e riportando il sito internet dell'azienda costruttrice e la citazione al disegnatore su fondo completamente nero nella parte inferiore. Costruito totalmente in metallo, questo portamazzi è l'evoluzione del primo deck Vault messo in commercio. A differenza del suo predecessore, infatti, il nuovo presenta alcune migliorie che ne ottimizzano la funzionalità. L'accessibilità è sicuramente una delle modifiche in meglio che saltano subito all'occhio. Avendo anche qui due parti ben distinte che compongono l'intera struttura, il corpo principale, che può ospitare fino a 80 carte con busta singola, e 65 carte con busta doppia, e dove si potranno estrarre i mazzi senza preoccuparsi che le bustine protettive si infilino nella ripiega del metallo, dato che in questo caso le torsioni del materiale che costituiscono il prodotto saranno rivolte verso l'esterno. A differenza del vecchio modello, dove la ripiega era rivolta verso l'interno del compartimento che contiene i deck. E la seconda parte, che trovo un'idea di base davvero geniale. A differenza del passato modello, che ha una cerniera che collega le due parti dell'articolo trasformandolo in un unico prodotto, qui oltre a fungere da chiusura per il contenuto del deck box grazie ad un sistema ad incasso, la copertura, che potrà essere sfilata attraverso una chiusura a binario, celerà un portatoken, pronto per essere utilizzato a vostro piacimento. O quasi. Non potrete infatti portare con voi chiavi di metallo e segnavincoli in acrilico, visto le dimensioni ridotte del compartimento per i segnalini. Ma per il resto, esso svolgerà il suo compito in modo essenziale. Come porta token potrebbe anche essere accettabile, tuttavia come sicurezza che serve invece per impedire ai mazzi di volar via dopo una caduta, lascia molto a desiderare. In realtà non si faticherà molto prima di vedere il proprio contingente bellico scivolare fuori da questo articolo dopo una caduta a terra o uno scossone, facendovi rischiare l'inutilizzo temporaneo dei mazzi in esso contenuto. Anche qui una struttura di incasso sarebbe stata di aiuto per limitare le aperture accidentali, a differenza del sistema a pressione,
che di per sé non costituisce una chiusura sicura. Ma non mi angoscerei più di tanto per ciò, perché il fattore principale che deve preoccuparvi di più è bensì un altro. Questo accessorio di fatti ha un piccolo problema di fondo, ovvero la resistenza. Già partendo con il primo contatto, si noterà da subito che non sarà un prodotto al quale affidare la vita dei vostri unici, dato che con una piccola pressione delle dita sulla parte superiore si noterà che il metallo inizierà a deformarsi, non garantendo una stabilità costruttiva ottima. Stessa cosa per la struttura principale, che trattandola alla stessa maniera farà dei suoni non troppo confortanti. Questo potrebbe influire fortemente anche per la stabilità del coperchio, che, ritrovando un organismo pressoché danneggiato, non potrà portare a termine al meglio il compito di mantenere gli unici dentro il portadeck. Non che lo svolga al meglio anche se il tutto è sano, però non aggravare le cose potrebbe essere sicuramente di grande aiuto. Conclusioni. Il Deck Vault della Ultra Pro è venduto ad un prezzo indicativo di 6 euro e questo fa di lui un prodotto di fascia bassa. È disponibile in più varianti che però iniziano a scarseggiare sul mercato. La sua struttura completamente costruita in metallo non è poi una delle migliori in circolazione, dato che una lieve pressione ovunque sulla struttura stessa potrà danneggiarlo anche irrimediabilmente, mettendo a rischio il contenuto al suo interno. A differenza del vecchio modello, sono stati migliorati alcuni aspetti, come l'accessibilità e la possibilità di avere un portasegnalini incorporato con il coperchio. Quest'ultimo, comunque, non svolge per niente bene il suo lavoro, aprendosi con facilità e facendo fuoriuscire i mazzi in modo accidentale. Quindi, alla luce di tutto ciò, consiglio l'acquisto di questo prodotto? No, ha troppe criticità e la sua costituzione è davvero fragile sotto ogni aspetto. Se dovessero farne una versione più robusta però, sono sicuro potrà dire la sua, ma rimane il fatto che ci sarà molto lavoro da fare per migliorare l'intero prodotto. Il Boulder Deck Case 100 Plus della Ultimate Guard è sicuramente un articolo su cui porre l'attenzione. Costruito con materiale plastico duro, soffice al tatto, questo prodotto ha tutte le carte in regola per essere la scelta migliore da fare per molti forgiatori. Al suo interno potranno entrare tre mazzi a busta singola, anche se un po' stretti tra loro, permettendo ad ogni giocatore di avere tutto il necessario per poter affrontare una partita al meglio. O due mazzi con busta doppia, avendo ancora spazio da utilizzare come meglio si crede. Anche qui ci saranno due parti che compongono l'intera struttura. Esse però, a differenza dei due articoli di cui abbiamo già parlato, saranno speculari, permettendo di utilizzare il coperchio del boulder come sabot di fortuna. Come spazio per la pila degli scarti o addirittura dedicandolo alle carte epurate. Potrete decidere di portare con voi le vostre chiavi di metallo assieme al segnavincoli in acrilico, sacrificando lo spazio per un deck. Per accedere al contenuto, la sua apertura obliqua e non orizzontale, come per il monolith che abbiamo già trattato nel precedente episodio, permetterà di aprire il boulder in modo semplice e sicuro anche solo con una mano, impremendo una leggera pressione con il pollice sulla parte alta del coperchio. Nonostante ciò, non sarà altrettanto semplice aprire questo accessorio se esso verrà sottoposto ad urti o strattoni. Grazie al suo sistema di chiusura d'incastro, infatti, tipico dei prodotti Ultimate Guard di questa serie, il coperchio riuscirà a svolgere il suo compito appieno, mantenendo l'intera confezione ben salda ed unita e non rischiando quindi di perdere pezzi lungo la strada per un torneo che vi vedrà vittoriosi. Potrei continuare così ad oltranza e la situazione non cambierebbe.
Il Boulder è in assoluto il prodotto numero 1 per chiunque voglia assicurare i propri unici nelle mani di veri esperti del settore della protezione ludica. Anche per le cadute c'è da stare tranquilli, dato che la sua composizione proteggerà il contenuto da qualsivoglia fattore esterno. Già dal primo tocco, la fiducia che vi infonderà questo accessorio sarà praticamente immediata. Oltre al 100 Plus, sul mercato si potranno trovare anche le varianti 80 Plus, che potrà contenere due mazzi con busta singola, o stringendoli lievemente due con bustina doppia, il 60 Plus, che conterrà perfettamente due mazzi con busta singola, e un solo mazzo con bustina doppia, e il 40 Plus. Quest'ultimo sarà utile ad ogni forgiatore che vorrà portare con sé il proprio unico di punta, sia che esso si trovi in una busta singola o doppia. Conclusioni. Il Boulder 100 Plus è venduto ad un valore indicativo di 9 euro, l'80 Plus di 7 euro, il 60 Plus di 6 euro e il 40 Plus di 5,50 euro. E ciò colloca questi prodotti in una fascia medio-bassa. Il rapporto qualità-prezzo è eccellente, dato che la struttura e la conformazione di questo accessorio lo rendono uno dei, se non proprio il migliore della sua categoria, sul mercato. Si avrà la possibilità di scegliere tra una gamma di 11 colori per il 100 e 80 Plus e di 6 per il 60 e 40 Plus. Si avrà anche la possibilità di personalizzare il proprio articolo, intercambiando le parti di due boulder della stessa dimensione, per allargare ulteriormente la gamma a disposizione di colori. La sua robustezza è assolutamente incredibile, dato che resiste ad urti, pressioni di un certo peso e al deterioramento dovuto all'utilizzo continuo. La sua chiusura d'incastro è affidabile quel che basta per mantenere al sicuro il contenuto da aperture accidentali dovute a fattori esterni. Apertura che, invece, risulterà estremamente semplice, grazie alla sua conformazione obliqua, se si vorrà aprirlo intenzionalmente per accedervi all'interno. Quindi, alla luce di tutto ciò, consiglio l'acquisto di questo prodotto? La risposta è sì! Perdonatemi l'ossimoro se dico che il Boulder è un piccolo ma grande accessorio che dovrebbe rappresentare la scelta numero 1 per ogni forgiatore in cerca di qualcosa dall'aspetto minimale e che protegga al meglio i propri deck. L'Alcove Vault della Ultra Pro non è sicuramente un deck box come tutti gli altri. Costruito con materiale similpelle, aprendolo attraverso le sue linguette magnetiche che riporteranno su sfondo nero una scritta a rilievo lucida che utilizzerà il gioco di parole Up Your Game, questa unica struttura mastodontica potrà ospitare tre mazzi unici con busta singola o stringendoli tre mazzi con busta doppia, per un totale di base di 6 deck, 3 per ogni compartimento e un massimo approssimativo di 220 più carte. Accedere al contenuto di ogni struttura per utilizzare i vostri mazzi sarà estremamente facile, dato che la presenza di scanalature in entrambi i lati e leggermente più lunghe del normale
ne permetterà l'estrazione in modo semplice e sicuro, non permettendo a nessuna carta di scivolare via durante la presa. Al centro dei due compartimenti si troverà un terzo spazio a scomparsa che potrà essere utilizzato come portasegnalini. Inclusi chiavi di metallo e segnavincoli in acrilico. O spazio aggiuntivo per ospitare ulteriori due deck. È da notare bene però che sarà possibile utilizzare quest'ultimo spazio per i vostri unici solo se essi saranno contenuti dentro bustine Ultra Pro, Ultimate Guard o le logo sleeves della Gamegenic. Peccato per la mancanza di una chiusura per quest'ultimo spazio a disposizione, dove non sarà presente nulla a sostegno, lasciando la parte superiore leggermente aperta e incapace di chiudere totalmente l'intera struttura. Anche la piccola scanalatura che permetterà un accesso facilitato risulterà pressappoco inutile, dato che sarà possibile dischiudere il coperchio in qualsiasi modo. Una volta inserito nuovamente all'interno del corpo principale, il porta tokens garantirà alle linguette di fare presa attraverso una serie di 4 magneti che permetteranno al contenuto di non uscire dopo essere stato sottoposto ad urti o cadute accidentali. Anche qui potrei continuare ad oltranza. I mazzi che si troveranno al suo interno non correranno alcun rischio, rimanendo ben protetti dai magneti che non solo saranno presenti sul portasegnalini, ma anche ai lati del compartimento per i deck, che ne rafforzeranno la consistenza per un totale di 8, 4 magneti per ogni lato. Non vi rimarrà altro che inserire al suo interno tutto ciò che vi servirà per partire alla conquista delle cripte. Avete notato il rumore che fanno i magneti quando interagiscono tra di loro? Musica per le mie orecchie. Conclusioni. L'Alcove Vault è venduto ad un costo indicativo di 35€, il che lo rende un prodotto di fascia alta. Il suo rapporto qualità-prezzo è comunque nella norma, dato che ci sono altri prodotti simili venduti allo stesso valore. La sua composizione in simil pelle gli conferisce un look elegante e sarà possibile sceglierlo tra una varietà di 3 colori: zaffiro, rubino e jet. Nel complesso, egli permetterà di ospitare un minimo di 220 carte al suo interno, sfruttando i soli compartimenti per i mazzi, e 300 più carte se si vorrà utilizzare in maniera alternativa anche il portasegnalini. La chiusura a 4 magneti più altri 4 a sostegno della struttura gli permetteranno di non far fuoriuscire il contenuto dopo urti o strattoni accidentali, consentendo ad ogni forgiatore di portare con sé, in tutta tranquillità, qualsivoglia unico per poter partecipare a qualunque formato da torneo. Alla luce di tutto ciò, quindi, consiglio l'acquisto di questo prodotto? Sì, l'Alcove Vault è sicuramente una garanzia per tenere al riparo i vostri mazzi e garantirvi un'esperienza di gioco libera e spensierata. Ci sono prodotti che lasciano a desiderare ed altri che sono molto validi, come ad esempio il Vault, che ho consigliato personalmente sullo spazio che mi è stato dedicato da Fantasia Store sul loro sito, dove sarà presente il bollino L'Arconte Consiglia. Prima di concludere, volevo inoltre ricordare che ogni singolo articolo che viene trattato in questa tipologia di video viene prima testato per garantirne l'efficienza o l'inefficienza di quanti più aspetti possibili un accessorio abbia da offrire. Se vorrete comunque nei prossimi video che venga analizzato qualche prodotto nello specifico, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi ai canali che sono comparsi in sovrimpressione per seguire in maniera attiva ogni contenuto e per sostenere la community.
In più, in descrizione troverete la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate a mutazione di massa. E se durante una partita vi verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti, per ogni carta ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.